Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Bentrovati a tutti voi con il Caffè di TRG. In questa nuova puntata torniamo a parlare del progetto Imagine, che è promosso dal Centro Studi Nutrizione Umana di Gubbio con il sostegno della Fondazione Perugia, realizzato ovviamente con un ampio coinvolgimento di istituzioni e associazioni no profit. Ne parliamo come di consueto con il dottor Guido Monacelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottore, grazie di nuovo per essere con noi. Per chi non ci ha seguito, riassunto delle puntate precedenti, che cos'è questo progetto Imagine? Allora, è stato un lungo viaggio in compagnia appunto dei sognatori di Lennon, andando a scoprire che qualche sognatore ha avuto successo nei suoi progetti. Ad esempio con Archeologia Arborea abbiamo scoperto una metodologia per interessarsi della biodiversità, della salvaguardia della biodiversità vegetale. Con l'esperienza di Rondine abbiamo scoperto un'interessante metodologia per la promozione della pace tra i popoli, argomento che non ha bisogno di commenti, e con In Missione con noi abbiamo anche trovato un modo di affrontare il grande tema della fame nel mondo. Insieme a un'altra associazione, l'Olivo della Ginestra, ci siamo avvicinati più alla problematica della salute individuale, quanto è importante il movimento. E poi nel secondo ciclo, nascere bene. La professoressa Taruscio ci ha spiegato l'importanza dell'acido folico in fase periconcezionale, e poi una volta nati iniziamo a costruire il nostro scheletro al meglio. E quindi la professoressa Ella Scena ci ha guidato, diciamo, lungo la strada della vitamina D. Oggi, dal picco di massa ossea, da questo momento, circa 30 anni, in cui l'osso è cresciuto e si è fortificato, guardiamo in avanti perché abbiamo tanti anni davanti. Però quindi parliamo fondamentalmente di nonni, diciamo così, nella puntata di oggi. Più che altro parliamo di come, come sempre, una sana alimentazione possa anche fornire quello che è un adeguato introito di calcio, senza dover, scopriremo, aumentare necessariamente i livelli di colesterolo, ma soprattutto come il calcio possa aiutarci a prevenire un problema diffuso soprattutto nelle donne over 65, che è quello dell'osteoporosi. Allora annuncio subito l'ospite d'eccezione che oggi ci farà compagnia in questa nuova puntata del caffè. Dovremmo avere in collegamento il professor Ermanno Trinchese, che è specialista in ortopedia e traumatologia, medicina dello sport, esperto in chirurgia artroscopica e della cartilagine, dirigente medico presso la clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Perugia e dunque dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Professore, ben trovato e grazie per essere con noi. Non c'è audio. Forse ancora non ci sente, e allora nell'attesa di perfezionare il collegamento, come solito il nostro spot e poi torniamo in studio per approfondire i temi del giorno. Dice dell'audio, Top Life dal 1990, centro e produzione Materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Comunque con il progetto Imagine, dicevamo con il dottor Monacelli, quanto sia importante una sana alimentazione per consentire un maggior introito di calcio, combinando però come sempre anche il discorso, equilibrandoci sempre anche con il discorso colesterolo. Nell'attesa di parlare anche con il professor Tronchese, dottore,
capiamo come al solito quanto è importante dunque la sana alimentazione e uno stile di vita corretto per un maggior benessere, ecco. Esatto. Allora, abbiamo detto a 30 anni, siamo sulla sommità del monte, il picco di massa ossea, immaginiamolo come appunto una montagnetta, e a questo punto iniziamo una discesa che può essere più o meno veloce, lei diceva giustamente, a seconda degli stili di vita, quindi c'è di mezzo il fumo, c'è di mezzo diciamo l'assunzione di caffè, ma il tema del calcio sicuramente. Per arrivare verso che obiettivo? Lei diceva giustamente l'osteoporosi che interessa soprattutto il sesso femminile. Sì, il sesso femminile con la menopausa ha un'accelerazione della perdita di calcio dalle ossa, ma teniamo presente che l'aumento della vita media, fatto estremamente positivo sia per il sesso maschile che per il sesso femminile, ci lancia verso la cosiddetta osteoporosi senile, per cui da questo picco di massa ossea noi questa discesa, questa perdita di calcio la dobbiamo rallentare il più possibile per evitare il problema delle fratture, la soglia di frattura. E allora dove assumiamo calcio? Se diciamo calcio automaticamente dobbiamo parlare del latte, alimento importante in tutte le età della vita, l'apporto di calcio è veramente buono, è molto ben assorbibile, quindi è l'alimento principe, latte e derivati naturalmente, quindi possiamo citare lo yogurt, possiamo citare i formaggi, e questo è uno dei capisaldi, delle colonne dell'assunzione di calcio. Naturalmente tutto governato dalla vitamina D, che però deve trovare diciamo substrato, cioè calcio da far assorbire a livello intestinale. Poi le acque, questo l'apporto di calcio con l'acqua forse è meno noto, bisogna parlarne di più, perché l'acqua, quei circa 2 litri al giorno delle acque appenniniche molto ricche di calcio, ci fanno avvicinare a quel grammo, grammo e mezzo che è l'intake, cioè l'assunzione giornaliera raccomandata. E le acque possono avere veramente un ruolo decisivo, quindi latte, acque, qui possiamo iniziare a inserire un altro concetto, abituarsi un pochino a leggere l'etichetta dei cibi, questo può essere un piccolo allenamento, quindi se prendiamo in mano una bottiglia d'acqua vediamo il quantitativo di calcio e vediamo che qualche tipo di acqua addirittura ha 350 mg, con 2 litri di acqua noi abbiamo 700 mg, la metà del calcio giornaliero, non dobbiamo ricordare tutti questi numeri naturalmente, però è una buona abitudine anche quello di confrontare le varie etichette. Sì, assolutamente, quindi latte e derivati, quindi in seconda battuta le acque, l'assunzione di acqua. Non dimentichiamo i legumi, che qualche volta perdiamo nella memoria di utilizzo, anche i legumi sono un perno importante dell'assunzione di calcio, poi naturalmente di fibre e di proteine vegetali, quindi tante le virtù positive, anche quella del calcio. Le verdure, alcune verdure in particolare, ma tutti i tipi di verdura aumentano, diciamo, l'introito di calcio giornaliero. Se vogliamo mettere anche qualche curiosità, il polpo è ricco di calcio e quindi un'insalata fresca, fra poco andiamo nella stagione buona, quindi una fresca insalata di polpo estiva può aumentare l'introito di calcio. E quindi un po' questo panorama ci copre tutto, diciamo, il fabbisogno giornaliero e quindi ci fornisce il calcio in tutta l'età della vita. Mangiando bene, sottolineiamo anche questo, perché di nuovo la sana alimentazione non può non pensare alla gastronomia, questo è ovvio. Una sana alimentazione è un'alimentazione varia e gli alimenti che abbiamo detto sono quelli principe, considerati principe per l'assunzione di calcio. Ecco, questo è importante, tutto questo per prevenire in alcuni casi quello che è un problema molto diffuso, che dicevamo è quello dell'osteoporosi. Leggo qualche dato, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia segnala che in Italia circa 175.000 accessi al pronto soccorso sono dovuti a causa di fratture al femore, 90.000 vertebrali, 70.000 del polso, che nell'80% dei casi queste fratture poi colpiscono le donne over 65, ovvero le donne superiori che hanno età superiore ai 65 anni. Allora, vediamo se siamo in grado di collegarci con il professor Trinchese proprio per approfondire questo aspetto. Professore, ci sente?
Non ci sente ancora il professore, al quale chiediamo forse di collegarsi all'audio e magari di spostarsi anche per averlo con una visuale più nitida, averlo senza la finestra dietro che magari crea un po' di contrasto, crea un po' di ombre. Ci ricolleghiamo fra poco. Intanto torno allora in studio con il dottor Monacelli per capire quello che ci ha detto finora per quanto riguarda l'alimentazione, come si concilia però con l'aspetto che dicevamo del colesterolo, come bilanciare, come trovare più nel dettaglio un compromesso. Sì, questo è importante perché in questa fase evergreen della vita, diciamo, man mano che diventiamo giovani, emerge anche il problema delle malattie cardiovascolari, del appunto colesterolo. E quindi qualche volta, diciamo, c'è anche un po' di confusione di informazione, nel senso che si tende a dire non bere latte perché contiene grassi e contiene colesterolo, è vero che contiene calcio, però ci fa male per il cuore, ci può far male per il cuore, e allora si entra in conflitto. No, non è così. Il calcio è sciolto nella parte acquosa del latte, il colesterolo è sciolto nella parte lipidica, nella parte grassa del latte. Quindi possiamo trovare un compromesso centrifugando il latte, quindi con il latte parzialmente scremato o addirittura totalmente scremato, e quindi i derivati, uno yogurt da latte parzialmente scremato, uno yogurt da latte magro, ci permettono di trovare questo compromesso fra calcio e colesterolo, perché nel latte parzialmente scremato il calcio è lo stesso del latte intero, ma abbiamo tolto grossa parte dei grassi e del colesterolo, senza ricordare i numeri, però ne abbiamo dimezzata la quantità. E quindi noi possiamo tranquillamente assumere latte, ripeto, parzialmente o totalmente scremato, in modo da fare un equilibrio tra le due parti, accontentare la necessità di prendere calcio senza avere problemi di appesantimento dell'aspetto lipidico. E questo vale anche appunto per i derivati, quindi lo yogurt e latte parzialmente scremato, totalmente scremato e derivati. E questo ci permette di avere l'equilibrio. Questo ci permette di avere equilibrio. Torniamo allora dal professor Trinchese per vedere se riusciamo a capire qualcosa di più di questo problema che è l'osteoporosi. Dottore, ci sente, professore? Siamo in collegamento, dovrebbe ora sentirci. Non ci sente ancora, vediamo cosa possiamo fare a riguardo per perfezionare ancora una volta questo collegamento. Probabilmente procederemo dunque ad una chiamata direttamente. Ecco, lei non ci sente, ma noi la sentiamo però. Provi a parlare, professore, ma se non ci sente è difficile, insomma, che riesca a capire quanto diciamo. Non so se mi sentite, io... Noi la sentiamo benissimo. Sì. Lei non so se ci sente, però, ecco. Purtroppo non sento nulla. Non ci sente. Non sappiamo dunque come risolvere questo problema. Magari io intanto provo a chattare con lei che per capire il problema dell'osteoporosi. Noi la sentiamo, ecco. Mi sentite? Sì, noi la sentiamo, professore. Ci sente? Ci sente, professore? Non so se mi sentite. Noi la sentiamo benissimo. Lei ci sente? Io non sento voi. Vi ringrazio per il cortese invito. Parlare di osteoporosi ad un ortopedico significa parlare di una patologia molto, ma molto attuale, anche perché purtroppo con l'invecchiamento della popolazione, ovviamente questa patologia è una patologia che ha un riscontro notevole nella quotidianità della medicina, sia dal medico di base, sia dall'ortopedico, sia da chi si interessa in maniera specifica di osteoporosi. E sappiamo che sentivo male prima che ci sono tantissimi numero di accessi al pronto soccorso per fratture, sia da osteoporosi, fratture da fragilità, che sono non soltanto per quanto riguarda le fratture di femore, le fratture di polso, le fratture vertebrali, ma anche dell'estremo prossimale di omero. Ci sono
circa 100.000 accessi per fratture di femore all'anno in Italia. E questo è un dato per certi versi anche preoccupante, perché significa che il numero delle persone che si frattura e che ha anche la possibilità di una rifrattura dopo che è stata osteosintetizzata è anche abbastanza alto, e questo dipende proprio dalla fragilità ossea. Quindi, come diceva l'amico Guido Tormonacelli, bisogna assolutamente fare prevenzione, la prevenzione che parte da una corretta misura, diciamo, igienico-ambientale, che sono che fa parte praticamente del quadro di una prevenzione primaria, che non significa prevenzione fare terapia farmacologica, anzi significa fare attività fisica, tenere sotto controllo il peso, ha un adeguato apporto di calcio, e poi ci sono sempre il fumo e l'alcol, che sono degli elementi assolutamente negativi per quanto riguarda il metabolismo del calcio. Quindi la cosa importante è la prevenzione che deve essere iniziata già dal contatto tra il paziente e il proprio medico di base, per cercare, superato ovviamente una certa età, laddove ci sono dei fattori di rischio, prendere, adottare dei provvedimenti che servono proprio per cercare di fare la diagnosi, perché molto spesso noi facciamo la diagnosi quando il paziente è arrivato fratturato, e questo purtroppo non è la cosa ottimale per quanto riguarda il paziente, anche perché questo tipo di fratture, soprattutto le fratture del femore, sono delle fratture molto invalidanti, che comportano interventi chirurgici importanti, che fanno perdere al paziente, fra virgolette, anziano, il proprio rapporto con quello che è la propria dimora, il proprio soffitto. Infatti giustamente cerchiamo di operare questi pazienti quanto prima possibile, con considerazione delle loro patologie, per evitare che si scompensino. Entro 48 ore cerchiamo di fare questi tipi di interventi per quanto riguarda le fratture di femore. E ovviamente una volta fatta una diagnosi, che si avvale di esami ematochimici, ma anche di esami quali la densitometria ossea, che ci permette di stimare qual è il rischio della frattura in considerazione della densità ossea dello scheletro. E poi ovviamente tutto questo si ripercuote sulle difficoltà dell'apparato locomotore nel ripristino della funzione e anche delle altre articolazioni, a monte e a valle del sito più o meno interessato. Senta, professore, ma diciamo... Non vi sento, per cui... Continua a non sentirci il professore. Allora intanto torno in studio con il dottor Monacelli, che giustamente vi trovo d'accordo fra dottori, professori, sull'aspetto fondamentale della prevenzione. Ecco, diceva non solo l'alimentazione, come giustamente sottolineava prima lei, dottor Monacelli, ma anche uno sano stile di vita, il movimento, l'evitare il fumo, il peso. Ecco, quanto è importante quindi su tutti gli aspetti, in fin dei conti, che abbiamo analizzato durante queste puntate di Imagine? Sì, io credo che appunto il punto centrale è questo: vivere sani, riuscire a vivere bene, piacevolmente sani. Io vorrei dire questo: dobbiamo fare cose gradevoli anche appunto nella promozione della salute. I nostri messaggi non devono essere mai punitivi, ma anzi positivi. Dobbiamo divertirci a fare attività motoria, dobbiamo divertirci a mangiare bene, dobbiamo evitare il fumo, questo chiaramente dovrebbe essere abolito, qui non c'è mediazione, si può discutere su una piccola assunzione di alcol giornaliera, questo ne possiamo parlare, bisogna anche essere
non rigidi, mettiamola così, però quest'idea dello stile di vita sano dobbiamo accoppiarlo all'idea che sia uno stile di vita piacevole, perché altrimenti è un messaggio che non viene neanche accettato, quindi è chiaro che non viene applicato. Però certamente, come il professor Trinchese ricordava, sono tanti punti che convergono sulla salute dell'osso e non solo, perché poi avere un peso giusto è valido per tanti altri aspetti, pensiamo al diabete per esempio, il controllo del diabete, di nuovo la prevenzione del diabete, la pressione arteriosa, eccetera. Potremmo fare una lunga lista, non voglio annoiare, però è così. Trinchese, per capire se ci riusciamo ovviamente con il collegamento, quali sono le novità del trattamento articolare? Professore, non so se è ancora in collegamento con noi. Ecco, c'è qualche ritorno fastidioso, la invitiamo ecco, a spegnere forse la telefonata, c'è questo contatto ecco, che ci impedisce una serena e chiara comunicazione. Ecco, professore, ci siamo? Forse ancora... L'osteoporosi può determinare un quadro anche di perdita della qualità di un elemento fondamentale della cartilagine articolare, che sono i condrociti. Infatti adesso si dà molta importanza a quello che viene definito la condropenia. La condropenia è praticamente una riduzione della qualità del tessuto cartilagineo che poi si traduce in artrosi. Come si tratta l'artrosi? L'artrosi ha un percorso diciamo, in parallelo con l'osteoporosi, perché gli stili di vita restano sempre uguali. Ma si possono fare dei trattamenti che mirano al portare il paziente ad una qualità di vita ottimale. Ovviamente il paziente va valutato nel suo complesso, vanno corretti dei dismorfismi, cioè delle variazioni degli assi di carico del ginocchio, per esempio, o correggendo delle eventuali dismetrie, se ci sono delle alterazioni anche a carico dell'articolazione coxofemorale, ma concentrandosi soprattutto sul quello che è il ginocchio, che è l'articolazione forse più colpita, perché ha una meccanica articolare veramente di notevole interesse, tant'è che viene definito un capolavoro di ingegneria meccanica, l'articolazione del ginocchio. Quali sono i trattamenti, quello che si può fare per prevenire? Come dicevo prima, modificare il carico, migliorare la qualità del tessuto muscolare, che è quello che porta l'ossigeno alle strutture cartilaginee. E poi ci sono dei trattamenti, per così dire, mini-invasivi. I trattamenti mini-invasivi sono quelli che dell'utilizzo dell'acido ialuronico intraarticolare. L'acido ialuronico è un lubrificante, quindi ha un effetto di viscosupplementazione, non ha un effetto di ripristino della cartilagine articolare, però sicuramente ha un aiuto nel creare un migliore ammortizzamento delle superfici articolari. Esistono vari acidi ialuronici che hanno un peso molecolare differente, quindi una maggiore consistenza del tessuto che si va ad infiltrare. E poi ci sono dei trattamenti, aveva avuto un grandissimo eco in passato l'utilizzo del PRP, cioè del plasma arricchito di piastrine, però purtroppo gli studi a lungo termine non hanno evidenziato dei risultati che siano scientificamente validi. Quindi ci sono ulteriori trattamenti che possono essere con l'utilizzo delle cellule staminali del grasso addominale,
O quello che io credo in più di tutti sono sicuramente le cellule mesenchimali, le cellule prelevate dal midollo osseo dell'aleliaca, che poi vengono centrifugate. Essendo delle cellule multipotenti, sono in grado di differenziarsi nell'ambiente in cui si trovano, laddove devono trattare una determinata deficit cartilaginio. Sappiamo comunque che la cartilagine articolare non è una cartilagine che si riesce a riprodurre neppure in laboratorio, ci sono molte difficoltà, però con questo si riesce sicuramente a ottenere dei risultati che permettono un miglioramento della qualità di vita del nostro paziente. Però ovviamente nei soggetti giovani si fanno dei trattamenti chirurgici di trapianto di testi sudgenerizzati. Grazie al professor Trinchese, dispiace che non siamo riusciti a perfezionare il collegamento, ma lo ringraziamo per la sua estrema disponibilità e per la chiarezza nell'averci spiegato in parole semplici, no? Quanto finora detto in studio anche con il dottor Monacelli. Dottore, nonni in salute, giovani in salute, il viaggio di Meijin non si ferma, anzi continuerà anche nelle prossime puntate. Sì, esatto, siamo ormai vicini alla Santa Pasqua, quindi innanzitutto rivolgiamo un augurio di buone feste ai nostri spettatori, chi ci ha seguito. Dopo Pasqua avremo un'altra puntata e di nuovo sarà una sorpresa, non annunciamo mai temi per lasciare un po' di curiosità e vediamo come proseguire questo cammino. Ecco, mi permetto di citare un concetto che sta avanzando, si parla oggi di planetary health, di salute planetaria, non solo dell'uomo ma proprio dell'intero pianeta e di tutta, diciamo, l'ecosistema globale, definiamolo così. Stiamo andando in questa direzione, apporteremo delle ulteriori novità. Grazie allora al dottor Guido Monacelli. Imagine torna dunque a metà di aprile. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti in questa puntata del caffè, che qui si chiude. L'informazione di TRG torna a partire dalle 19:30. Buona giornata.